Catania è un momento importante perché Andrea Lo Cicero è davvero una delle bandiere dello sport catanese. Devo dire che prima Catania non avevo mai sentito che nominasse il mio cognome. Oggi molte di queste squadre che stanno a Catania al vertice, io sono stato tesserato e atleta. E mi fa piacere che queste squadre riconoscono quello che io ho fatto per lo sport e per questa Catania. Quindi sono orgoglioso e fiero di questo. Magari tu non lo sai, però a Catania sei sempre nominato e sei nel cuore dei catanesi, quindi oggi è bello per noi invece vederti qui a Catania perché ci sei mancato. Io ci starei sempre a Catania, anche perché guarda che giornata che c'è, fuori ci sta il sole, puoi stare in maniche corte, a Roma piove, in Calabria sta la neve, insomma Catania sta sempre bene. Poi c'ho la famiglia, gli amici, c'ho tutti i ricordi, ogni angolo di questa città mi ricorda qualcosa. Quindi adesso solo per lavoro devo stare fuori, anche perché è più strategico purtroppo stare fuori. Un'altra figura importante invece per la pallavolo, questo è davvero, insieme alle sorelle Pizzo, bandiera dello sport, anche Nello Greco. Sì, io ringrazio tutti per questo riconoscimento, sia al consorzio che a Nello Russo, perché diciamo, dopo tanti anni ormai sono fuori dalla scena sportiva, dico, per me è un punto di orgoglio importante. Io spero che quanto prima il nostro sport, la pallavolo, si rilanci sui traguardi che ai miei tempi, diciamo, ci mettevamo davanti. Purtroppo la crisi economica sicuramente non aiuta molto, ma speriamo che quanto prima, si risolvendosi i problemi proprio economici, i dirigenti riescano un'altra volta a portare ad altri traguardi la pallavolo qua a Catania. Tiziana Pizzo, bandiera dello sport, un onore e un onere, Tiziana. Sì, un onore sicuramente, perché come dicevo poco fa, evidentemente la traccia che abbiamo lasciato ancora è viva, il ricordo è vivo e quindi la gente ci considera ancora un punto di riferimento. Un onere, non lo considero un onere, anche se abbiamo intenzione di fare molte cose per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi allo sport, per essere ancora ad esempio, pur non in campo, ma con eventi, con manifestazioni, con altro impegno anche fuori dal campo. Tu sei stata davvero una bandiera dello sport perché hai fatto sognare i catanesi e non ci dimentichiamo la vostra stagione, il vostro periodo della pallavolo. Oggi cosa significa per te ricevere anche questa nomina, no? Perché porterai il nome di Catania nello sport e testimonial di Catania? Beh, indubbiamente è un piacere immenso, perché purtroppo di solito si tende a dimenticare, consideriamo che sono passati più di 30 anni dallo scudetto. Indubbiamente questo mi fa capire che sono un po' diventata vecchiotta, però la possibilità, il piacere, la soddisfazione di poter mettere a disposizione di tutti, delle istituzioni, delle società, dei giovani, i miei 40 anni e passa che ho trascorso sui campi, in piscina, sui campi di atletica con mio padre, mia madre, mia sorella, mio fratello, e quindi proprio mettere a disposizione questo bagaglio per me è un'immensa soddisfazione.